vediamo la beata riversa sdraiata su un letto finemente ricamato. Tutto è un movimento molto leggero di pieghe, del movimento delle sue mani e della sua testa che si abbandona nell'esperienza dell'estasi. Ludovica Albertoni è una donna romana che nasce da una famiglia nobile e benestante e a 20 anni viene data in sposa a un uomo di Trastevere, iracondo, violento, che però lei riuscirà, pur tra fasi alterne, ad amare. Rimane vedova a 32 anni e entra nell'ordine francescano secolare che c'era qui a Ripa, dà tutto quello che le è rimasto ai poveri e si dedica completamente alla preghiera e alla carità. Tutta Roma si accorgerà che Ludovica Albertoni accoglie i poveri, li cura, ma non solo aspettava che venissero qui, lei per prima andava a cercarli nelle case, a curarli, a chinarsi su di loro. Davanti a questo crocifisso, ci dicono i contemporanei, Ludovica andava in estasi, anche a volte con fenomeni quali la levitazione e proprio l'estasi amorosa che si riconosceva nella sua totale, nel suo totale assorbimento, totale abbandono nell'amore di Dio. Tanto che, visto che lei non lo controllava, alcuni hanno potuto vederlo, questo fenomeno, e lasciarci una descrizione. Quindi Ludovica ha vissuto un'intensa vita di preghiera che in certi momenti, soprattutto verso la fine della sua vita, ripetutamente le ha fatto vivere l'esperienza dell'estasi. Gli ultimi due anni della sua vita, muore nel 1533 a 60 anni, Ludovica li trascorre ritirata da tutto, dedita soprattutto alla preghiera. Quando muore, il popolo romano per oltre una settimana si riversa qui a San Francesco a Ripa, impedendone la sepoltura. E tutti i romani dicevano: è morta la madre dei poveri, la santa di Roma. La sua famiglia stessa commissiona all'ormai vecchio Gian Lorenzo Bernini un monumento per il sepolcro della beata Ludovica Albertoni. Secondo molti critici, oggi questa è una delle opere più belle del maestro, perché in questa estasi il maestro Bernini ha rappresentato plasticamente il linguaggio amoroso, spirituale, cristiano dell'estasi, dove l'attenzione non è tanto sul soggetto che va in deliquio, ma è sull'esperienza profonda che il soggetto, in questo caso Ludovica Albertoni, fa.